trovati ad un nuovo appuntamento con la TV di Rosso Marlene. Oggi per l'occasione si è venuto a sedere sul mio divano un personaggio che etichettarla è molto difficile perché è counselor nell'analisi bioenergetica, solleva pesi ai campionati italiani di powerlifting dove detiene il premio italiano nella categoria master e da poco si è anche diciamo dilettata con la stesura di un libro. Intanto la presento. Paola Migliacci, benvenuta, grazie per aver accettato il mio invito. Grazie. Dicevamo appunto che tra tutte queste attività ti sei appunto dedicata alla stesura di un libro dal titolo Grano Nero. Ce ne parli un pochino? Sì. Dunque, questo è il mio primo romanzo. Sì. E diciamo che l'idea è nata da un racconto. Sì. Era un racconto e il racconto è stato letto e mi hanno consigliato che poteva diventare un romanzo se avevo voglia di ampliare l'argomento e Le tematiche del libro, esatto. Che poi tratta guerra, follia, appunto si parla di reparti psichiatrici, di avvenimenti. È ambientato nelle campagne trevigiane nel secolo scorso tratta la storia di una bambina che si chiama Alice, la protagonista, ha 10 anni e viene abbandonata dalla madre in questo manicomio di Sant'Artemio di Treviso. E tratta le tematiche sì della follia, ma più che altro cioè la bambina è completamente sana quando viene abbandonata e siamo in un periodo storico soprattutto importante che è l'epoca fascista e quindi avevo diciamo voglia di approfondire il proprio il discorso delle donne, dell'umanità, certo. Delle donne in quanto protagoniste del romanzo sono soprattutto donne che lottano, che hanno dei sogni e lottano per realizzarli, lottano tramite il potere e il controllo. Tranne la protagonista che è una bambina e quindi lei non ha bisogno, diciamo, di avere potere sull'altro. Certo. Ma anzi, avendo avuto, diciamo, avendo trascorso praticamente tutta la quasi metà vita nel manicomio, ci sono varie fasi, tra cui quella importante dell'innamoramento, perché si innamora di un internato, e neanche lui malato di mente, in realtà era figlio di un antifascista, però si innamorano, nasce questa bella storia d'amore, ma purtroppo poi bisogna leggere il libro. Certo, non svegliamo troppo, appunto. Ma parlavamo di donne, di umanità, ma in un reparto, diciamo, in un manicomio, quanta umanità ci può essere? Esatto, dunque, ci può essere poca umanità, ma più che altro fuori dalle mura del Sant'Artemio, proprio perché c'era la guerra, che c'era la dittatura fascista e quindi che poi rientrava anche nel discorso patriarcale dove le donne potevano avere davvero pochi ruoli e giocarsi poche situazioni in quel tempo lì. Quindi è stato diciamo una sperimentazione per me anche a livello personale per cercare di capire come al di fuori delle mura del Sant'Artemio la follia avrei dovuto fare pure delle ricerche. Ho fatto molte ricerche, sì. Molte ricerche. E quindi l'umanità, parlavamo di umanità, io volevo raccontare di umanità perché la prima domanda che mi sono posta nel momento in cui ho iniziato ad avere l'idea,
proprio stata questa. Chi di noi non si è mai sentito reduce della mancanza di qualcuno? Ah, è vero. E quindi Spessissimo. una bambina abbandonata dalla madre, soprattutto Certo. per un suo potere in questo caso, e quindi potere equivale poi a controllo Certo. di tutta una situazione, di È tutto il suo vero. vissuto in quest'ambiente, dentro le mura del Sant'Artemio e fuori dalle mura del Sant'Artemio. Volevo esplorare proprio questo tipo di potere da una parte che aveva la madre della protagonista sulla figlia, e un potere inizialmente meno consapevole da parte dell'antagonista del Certo, romanzo, che è una psichiatra sì, che la infatti, teneva in cura. guarda, sì. Hai chiamato il libro Grano Nero, cosa simboleggia questo nome? Allora, il grano generalmente simboleggia la fecondità, il nutrimento. In questo caso è nero perché è simbolo di aggressione e sopraffazione nei confronti non solo della bambina, ma nei confronti proprio del periodo storico, delle persone, dei cittadini, delle donne. Certo. E la mancanza di nutrimento da parte della madre della protagonista mi ha proprio indotto a decidere, volere fortemente questo titolo. Passiamo all'altra tua professione, la counselor nell'analisi bioenergetica, cos'è esattamente? Magari non tutti lo sanno. Allora, il counselor è una figura, diciamo, professionale che svolge diciamo, il ruolo dell'ascolto con il cliente. Noi non siamo psicologi, non siamo medici, ma siamo counselor, però l'analisi bioenergetica, diciamo, l'approccio è corporeo anche. Quindi, oltre ad avere un approccio verbale con il cliente, c'è un approccio, ma non nello stesso contesto, come conduttrice di classi di bioenergetica, cioè si lavora sul corpo e tramite gli esercizi, in una classe mista di uomini e donne, preferibilmente per avere, diciamo, l'energia maschile e femminile. Si fanno gli esercizi di bioenergetica per aiutare, che sono, diciamo, basati sul movimento corporeo libero e sulla voce, No, non lo sapevo questo. dove la cosa più importante è avere il giusto grounding. Il giusto grounding vuol dire stare a terra e dalla terra avere l'energia necessaria per poter avere tutte le risorse possibili per affrontare la vita. Ma quindi non ha niente a che vedere, tante volte si confonde con la psicologia, non ha nulla a che vedere. No, l'approccio verbale con il cliente non ha propriamente, diciamo, a che vedere con la psicologia, però comunque è basato sul qui ed ora, è lo studio di Carl Rogers, che si basa proprio esclusivamente sul qui ed ora, quindi diciamo dinamiche Quindi è un problematiche. aiuto più forse per delle categorie No, no, professionali? no, 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 Ah no, per tutti. per tutti, nell'elaborazione di un lutto, in una separazione. Io lavoravo soprattutto con gli atleti. Con gli atleti della ginnastica, con gli atleti della ginnastica artistica e con qualsiasi tipo di sport, insomma, per aiutare proprio l'atleta, essendo io un Certo, atleta, se adesso ci arriveremo. a potenziare, diciamo, o la performance o accettare i propri limiti anche. Quindi avevo un ruolo
molto interessante essendo atleta e quindi aiutavo in un certo modo, diciamo, senza intervenire nel giudizio, perché il ruolo del counselor è proprio questo, è aiutare nell'ascolto. Certo, e riuscivi a trarre dei benefici anche tu aiutando gli altri? Sicuramente sì, sempre, come sempre, no? Quando noi ci approcciamo alle persone, c'è una problematica e generalmente ci interroghiamo sempre anche noi e risolvendo poi... Lo psicoterapeuta anche... spesso so che assorbe tipo effetto spugna e deve poi fare la sua... Sì, ma il lavoro del counselor è abbastanza diverso, sì, è un po' più concreto. Certo. E meno, diciamo, non abbiamo le... diciamo, non andiamo nella dinamica dello psicoterapeuta con il paziente. Noi rimaniamo proprio nel presente, nel qui ed ora, nella problematica attuale, senza andare a scavare nella dinamica familiari o infantili della persona. Arriviamo appunto al powerlifting. Tu sei proprio l'esempio, mens sana in corpo sano. Raccontaci un po' anche questa passione. Dunque, che poi ha raggiunto anche livelli abbastanza... Dunque, sì, la grande passione è nata così per caso. In una palestra di zona vedevo tra l'altro una persona molto grande di età sollevare i pesi da terra, si chiama lo stacco da terra perché è composta da tre discipline in gara: squat, panca e stacco. Davvero? Ma io un po' adesso ho tolto il body. Fantastico. E quindi incuriosita da questa persona, ma soprattutto dall'età di questa persona, che era un ultra ottantenne, mamma mia, e sollevava più o meno 80 kg e ho detto: ma è buona salute! Esatto, sì. Posso provare anch'io. Sì. Ho chiesto all'allenatore, ma sì, ma piano piano, ma insomma, da lì è iniziato che dopo circa 3-4 mesi ho fatto una gara promozionale, ma non ho da allora in poi abbandonato più la pesi. Perché è una grande metafora i pesi con, per esempio, anche la scrittura, nel senso che quando ho finito la prima stesura di grano nero mi sono interrogata chiedendomi quale delle due attività fosse più pesante, nel senso, se scrivere un libro sufficientemente, credo, discreto o alzare 130-140 kg o avere anche, insomma, l'ansia da prestazione durante una gara. Durante un europeo, feci un europeo qualche anno fa a Pilsen, a Praga, e arriva terza, superando un po' una francese. E quindi il mio approccio con i pesi è anche l'approccio che ho nella vita, perché apparentemente il peso ti potrebbe schiacciare puoi rimanere sotto il peso, cosa che capita abbastanza di frequente se non hai un buon allenamento, come se non hai un buon allenamento a scrittura e se non scrivi quotidianamente tutti i giorni non arrivi a essere sufficientemente soddisfatta di quello, di quello che fai. Così i pesi, nel senso, non arrivi ad avere quel giusto allenamento che ti permette di non farti schiacciare dal peso. Certo. E quante ore ti alleni? Allora, prima mi allenavo durante le gare, in preparazione di gara, 3-4 ore a 3-4 volte a settimana, 2 ore al giorno. Beh, sì, anche perché penso con i pesi non si può eccedere, cioè troppe ore, suppongo. No, anzi, è controproducente. Però lì c'è tutto anche un discorso di disciplina, se fai le gare, perché devi rientrare nella categoria dei pesi, del tuo peso, quindi è una disciplina come lo è
la scrittura per me. E quale delle due sono, secondo me, secondo te è più dura, dicevi? Non sai quale delle due è più faticosa? Sicuramente scrivere. Lo so che scrivere un libro. Sicuramente scrivere, però ha la stessa. Mi dà la stessa gratificazione assoluta, sia nel momento in cui riesci a collocare la parola giusta nel posto giusto, in quel paragrafo, in quella frase, o hai chiuso un capitolo che tu pensi sia abbastanza buono, e la stessa cosa succede con i pesi, quando hai la tecnica giusta e quel movimento è perfetto e tu sei felice. Vero, vero. Quindi, però è... che durante il Covid tu abbia avuto difficoltà per allenarti. Sì, durante il Covid non mi sono allenata. Però hai scritto. Ho finito la stesura di Gran Nero proprio durante il lockdown. Sì, la prima settimana è stata tragica, insomma, come per tutti. Poi mi sono detta che se non l'avessi finito in quel momento, forse certo. Non l'avrei terminato più. E invece, insomma, è andata. È vero. È andata. E dopo questo ci sarà un altro seguito, in cantiere un altro libro? Sì, sì, è già in cantiere un altro libro, sì, sì. È già stato scritto, sto scrivendo i primi capitoli. Va bene. Poi mi sembra che tu fai anche, non so se delle letture in una dimora a Chieti, che fai, sì, dei, sì, sono, sì, dei concorsi, sì, letterari. No, 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 io ospito una, sì, scuola di scrittura. Ah, ecco, una scuola di scrittura. Che è come si scrive una grande storia di Francesco Trento, il mio grande mentore. E ospito scrittori e scrittrici dove... diciamo, ci lavoriamo l'estate nella mia casa in Abruzzo. Sì. E progetti futuri? Dunque, progetti futuri, per ciò che riguarda Grano Nero, è stato scritto un soggetto cinematografico. Ah, bello! Al vaglio di una produzione, speriamo che... Ah, allora, chi ti piacerebbe che interpretasse i ruoli, se hai qualche idea di un paio di ruoli femminili? Allora, femminili, dato che predominano le figure. La Ramazzotti. Sì, piace molto a me. Favino nel ruolo del direttore sarebbe perfetto. Vero. Perfetto. Io ho piacere intervistarlo, sì. Molto bravo. È bravissimo, ma sarebbe proprio perfetto in quel ruolo di... Sì, 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 lo troverei davvero ad hoc. Comunque, speriamo. Ma staremo a vedere, perché magari accadrà. Esatto. E concludendo, vuoi aggiungere qualcosa? E dunque, concludendo, questa è la mia prima intervista. Quindi... Benissimo. Sono contenta, allora, mi fa piacere. E anche a me, e grazie per l'attenzione. Ho avuto già vari altri esordi, quindi speriamo che ti porto fortuna. Speriamo, grazie. No, grazie a te per aver accettato e complimenti per la tua versatilità. Grazie. Grazie a te. Ricordo a tutti gli amici telespettatori che potete vedere e rivedere le puntate sul mio canale YouTube, la TV di Rosso Marlene, e sulla pagina Facebook, la TV di Rosso Marlene. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima intervista. Ciao!